Io faccio scarpe in Cina, faccio scarpe in tutto il mondo. E dico, basta rispettare le regole, va tutto bene. Finché le regole consentono di fare all'estero una delle fasi più lunghe artigianali, la tomaia, appunto. Infatti avevamo trovato tomaie di Sergio Rossi prodotte in questa fabbrica vicino a Canton, nella Cina meridionale. Solo orlatura, come diciamo, sì, sì. La tomaia. Questo è? No, no, lo questo chi è? Sergio Rossi. Questo pure poco. Solo Sergio Rossi. Sergio Rossi. Tomaia. Cioè, sotto i 5 euro viene la tomaia. Sì, sì, sì. In Italia costerebbe 30 euro di più. In fondo poco se si considera il prezzo finale. Circa 1000 euro. Chi pagherebbe così tanto uno stivale del genere se sapesse che una delle fasi sostanziali è fatta in Cina? Ma per etichettare Made in Italy è sufficiente assemblare la scarpa in Italia. Nel momento che partiamo dal presupposto di questa legge, perché partiamo di qua. Quindi dal regolamento europeo. Dal regolamento europeo. Io le scarpe le monto tutte qua. Faccio qua l'assemblaggio, lo faccio qua, quindi la scarpa la produco qua. Poi ho preso tanti componenti di questa scarpa. Il regolamento attuale consente di fare tante fasi del Made in Italy all'estero, anche nei prodotti tessili. Questo ha portato alla chiusura di molte aziende. I tessili sono morti tutti silenziosamente, perché hanno vergogna quando va male, hanno vergogna quando chiudono e hanno queste, diciamo, questa timidezza, e a questo punto decidono di chiudere, poi no, non è mica vera, non ne hanno più. Se avessero tutti i quattrini per poter liquidare l'azienda, questo 10% che forse di più, forse, chiuderebbero domani mattina. Perché si sono... Erano in tanti produttori di filati lo scorso 16 luglio a Busto Arsizio, in provincia di Varese, esasperati dalla crisi e arrabbiati contro chi produce soprattutto all'estero, senza dichiararlo. Non stiamo accusando Armani del produrre la sua seconda o terza linea in Cina, non stiamo accusando Zegna di fare la linea Z tutta in Cina, perché deve competere con Calvin Klein che fa esattamente lo stesso, o con Hugo Boss che fa esattamente lo stesso. Dove invece, secondo me, dobbiamo fare la differenza? La prima linea di Armani, se c'è scritto Made in Italy, deve essere Made in Italy. Il nostro Made in Italy deve avere un valore. I pochi rimasti, quelli che producono soltanto prodotti per l'alta qualità, vedono come ultima possibilità per la propria sopravvivenza una proposta di legge del deputato della Lega Nord, Marco Reguzzoni. Vogliamo che se uno dice vado a vendere il Made in Italy, sia fatto in Italia. Cioè non è che vogliamo una cosa fuori dalla loro. Quindi la partita viene vinta o persa in Europa se è vinta o persa prima da noi. La proposta di legge ha avuto un consenso trasversale, quasi unanime, tra i parlamentari. Santo Versace è stato tra i primi ad appoggiarla e se dovesse passare, la legge porterebbe anche il suo nome. Non ci saranno delle forze contrarie a questa legge? Per questo l'Europa farà una mediazione. No, ma in Italia già c'è qualcuno, forse che non è tanto d'accordo. Su questo non c'è dubbio che siano in tanti a non essere d'accordo. Nel corso della Fiera del Tessile a Milano, lo scorso settembre, il Made in Italy era sulla bocca di tutti, come sempre. Ma nessuno ha accennato alla legge di Reguzzoni e Versace. Sbaglia o nessuno ha fatto cenno alla sua legge? Mi sembra questo un atteggiamento che parla chiaramente alla volontà dei vertici di qualche associazione di categoria. Evidentemente c'è qualcuno che ha paura di dire che non produce in Italia e questo è sintomatico un po' dello stato di alcune grandi marche. Per questo, nel corso dell'esposizione è circolata una petizione a sostegno della proposta di legge. Quello che succedeva una volta era che venivi copiato la stagione successiva o l'anno successivo e allora eri uno bravo perché ti avevano copiato, ti imitavano. Adesso ti copiano in tempo reale, adesso con internet, con i Corriere Espressi, i Corriere Espressi sono stati la nostra rovina. Perché i campioni arrivano il giorno dopo in Cina. Come lo scopre? Ricevo i cataloghi delle fodere cinesi con i miei disegni, quindi nessuno assolutamente certo. Tu prendi questa fodera, la presenti al confezionista, il quale ti dice, bellissimo, mi piace molto, se costasse 1,10 euro la comprerei. E noi, purtroppo, in certi casi, con 70 persone sulla schiena, un'azienda che produce, i telai appena comprati, una situazione di tensione finanziaria con le banche, dobbiamo dirgli 1,10 euro, dai, facciamo 1,15 euro. Il problema è che questa persona qui, che risparmia, non so, 20 centesimi, 30 centesimi su un metro di fodera, esce comunque con un capo in negozio che supera i 400 euro. Pochi centesimi di euro, oppure pochi euro, possono essere quelli a fare la differenza per prodotti venduti a caro prezzo. Entriamo in questa azienda di Prato, tra le migliori in Europa per la tessitura del denim, usato per confezionare il jeans. Il jeans è finito, un made in Italy, si può andare dai 16 ai 20 euro. Come cioè cosa. Che diciamo è un decimo di quello che loro ci mettono poi come vendita, no? Certo. E all'estero quanto lo pagheranno? Loro all'estero nei paesi asiatici
lo pagano dagli 8 ai 10 dollari. Quello che noi, a noi ci obbligano a firmare, a dichiarare che noi non utilizziamo certi tipi di prodotti che possono essere nocivi, cancerogeni, eccetera, da là viene di tutto e di più e nessuno se ne preoccupa. I controlli presso le dogane europee sulla tossicità dei tessuti sono pochi e non è un caso. Quello che viene richiesto agli imprenditori europei per il rispetto dei dipendenti e dell'ambiente passa in secondo piano se il prodotto viene dai paesi extraeuropei. Pagare uno stipendio dignitoso ai 300 dipendenti e non gravare sull'ambiente sono il valore reale di questo jeans. Oggigiorno chi vende il prodotto basso, va bene, il prodotto basso non è più nostro, è un prodotto asiatico, che vende il prodotto a 20-30 euro, la qualità è la stessa qualità di quello che vende il prodotto a 150-200 euro, c'è una differenza. La qualità è la stessa, di base. Quindi è una volta che il consumatore se ne rende conto e non ha mia interesse a comprare quello da 150-200 euro. Compra quello da 30. E compra quello da 30. Questi cosa costano? Questo 15 euro. Vengono dalla Cina. Medicina c'è? Medicina. Quando ancora la crisi non c'era, 2 anni fa, avevamo raccontato la realtà imprenditoriale di Brunello Cucinelli, che ha scelto di produrre il suo cashmere interamente in Italia. E lo si poteva facilmente verificare entrando nel borgo di Solomeo, che lui ha ristrutturato e dove lavora una parte dei suoi 500 dipendenti. Nella mia impresa cerco di farlo in un modo un po' speciale, dando dei stipendi un po' più alti, ma specialmente dando dei stipendi alti a coloro che fanno un lavoro molto artigianale. Cucinelli, che pagava le sue operaie anche fino al 40% in più della paga sindacale e che non si è mai fatto tentare dalla globalizzazione, oggi con la crisi, che fine ha fatto? Abbiamo fatto dei budget dove pensavamo di perdere meno possibile, chiaramente speravamo di licenziare meno collaboratori, e invece si è manifestato l'inverso, che tutte le cose sono andate nel bene e siamo riusciti anche ad avere una quindicina di ragazzi al lavoro in più. Quindi lei ha fatto un segno più nel suo? Sì, nel 2008-2009 30% in più, quindi 20 nel 2008, nel 2009 circa l'8% in più. Cioè, sì, gliel'hanno riconosciuto poi che lei non era un matto, no? Sì, è vero, sì, questo sono abbastanza contento che hanno riconosciuto che si può far profitti anche in un modo leggermente più umano. E in questo momento, in effetti, chi fa un prodotto di grande qualità, di grande artigianalità, fatto bene, chiaramente di grande creatività, altrimenti non siamo competitivi, ha qualche problema in meno. Quindi il Made in Italy per me ha un grandissimo valore, ma non è retorica, eh? È vero, io credo davvero. Parliamo di prodotti esclusivi che si rivolgono a consumatori in grado di lasciare in Italia milioni di euro e che hanno capito che il Made in Italy non è sempre Made in Italy, lo è solo in parte, a volte in minima parte, spesso una bandiera sbandierata per legittimare prezzi alti. Per questo è importante intervenire subito, soprattutto in un momento di crisi, perché se le imprese chiudono perderemo definitivamente.